Ma davvero oggi è una giornata splendida, non solo perché c'è il sole, ma perché il nostro Giuseppe Canova è stato rilasciato. Una notizia bellissima che ci è giunta stamattina presto, poi è stata diffusa nella tarda mattinata e che vede concludersi positivamente una vicenda difficile che ha messo davvero a rischio la vita di Giuseppe e che comunque ci ha insegnato tantissime cose. C'è stata un po' di apprensione ad un certo punto e anche magari qualche intervista di troppo, magari. In queste occasioni non bisogna essere polemici, ecco. Per quello che mi riguarda, io posso proprio in questa occasione ringraziare due figure, diciamo, il Ministero degli Affari Esteri, la Farnesina, per la correttezza, la professionalità, l'impegno che hanno profuso davvero in questa occasione. Lo posso dire perché io sono stato in contatto quotidianamente, più volte al giorno, con il consigliere d'ambasciata che presiede l'unità di crisi e posso dire che il nostro Ministero degli Affari Esteri ha fatto veramente di tutto per portare a casa Giuseppe, che ha rischiato la vita, e questo non è un modo di dire così. L'altra figura, l'altra istituzione che voglio ringraziare è la famiglia diretta, perché davvero la mamma Teresa in primo luogo, ma anche tutti i fratelli, si sono comportati in una maniera corretta, soprattutto mantenendo il riservo che in questi giorni, in questa occasione, è stato essenziale. Prendo proprio l'occasione per ringraziare Antenna 2 per la correttezza che ha manifestato durante tutto questo periodo. Noi ci siamo trovati di fronte a una situazione veramente imprevedibile, perché mai avrei creduto che si potesse rapire un nostro artigiano all'estero. Eppure è accaduto. La Nigeria è un posto estremamente pericoloso, è un luogo dove diversi italiani, anche della nostra zona, diverse ditte, imprenditori, oppure operai o tecnici, stanno operando. E una parola di troppo detta dai mezzi di comunicazione poteva e ha potuto mettere a rischio, a repentaglio, la vita di Giuseppe Canova. Le indicazioni e le istruzioni che ci sono state date opportunamente dal Ministero erano quelle di mantenere il massimo riservo, perché qua non siamo stati di fronte a un caso di tipo politico, ma a qualcosa di diverso. Noi non ci rendiamo conto, non ci siamo resi conto del tipo di attenzione che dalla Nigeria veniva con figure collegate alla malavita nigeriana, come monitoravano quotidianamente e costantemente l'informazione che veniva data. È stato importantissimo parlare poco, e la prova l'abbiamo avuto quando, di fronte a un'intervista inopportuna, fatta magari in buona fede, ma assolutamente inopportuna, si è messo a repentaglio la vita di Giuseppe e non solo, ma anche di coloro i quali erano impegnati in queste trattative. Ad ogni modo è finita bene, ecco, nel senso che pur essendo un fatto grave, io mi auguro, conoscendo Giuseppe, che non abbia delle ricadute anche sull'umore, sullo stato d'animo, perché comunque provare una prigionia di questo tipo non è da tutti. Credo che la questione è finita bene. Ho avuto modo non di sentire personalmente Giuseppe, ma lui ha sentito i suoi familiari, ci ha detto che sta bene, è stato trattato bene, era in contatto nel pomeriggio con la nostra struttura diplomatica e rientrerà a Castione a breve.